quinta edizione della National League, gara di misto uomo-donna, omini blu per Romano Bianchini, omini rossi per Falsaperla Luca e Fontana Federica. Partita giocata a regolamento Wisp e tre tocchi. National League, oramai una gara ricorrente, organizzata da Dario Frassi e tutto il suo entourage al Circolo Arci Laiano a Cascina in provincia di Pisa. Nella prima parte della partita i giocatori studiano. Intanto autorete da parte di Romano in questa prima frazione di gioco, tentativo di 2-1, se lo manda direttamente in porta. Coppia Bianchini-Romano che non ha bisogno di presentazioni. Coppia inedita invece per Fontana Falsaperla, che probabilmente è la prima volta che provano questa coppia di misto. Luca Falsaperla da quest'anno neo componente della nazionale italiana in categoria under 19, ottimi risultati per lui quest'anno come prima esperienza, sicuramente uno dei talenti maggiori in campo nazionale da dover curare. E Bianchini mette la firma in mediana con un bellissimo gol diretto, pareggio 1-1. Sfortunata Fontana si fa autorete. 2-1 per la coppia Bianchini-Romano. Prova la tentativa di finta di frusta sotto Falsaperla con la strappata prontamente marcata da Romano. Ancora Falsaperla, bellissima tentativo di frusta da sotto. Thank you.
bellissimo gol da parte di Tosso Perla che rompe la marcatura di Romano. Siamo dei due pari. Ancora Tosso Perla fa buona guardia in mediana. Il tiro di sponda stretta da parte di Romano, prontamente marcato da Luca Falsaperla. Bellissima esecuzione anche di Fontana, un po' fortunata in fase difensiva, la palla carambola sul palo, poi spiazza entrambe le marcature di Bianchini Romano con un diritto senza passare da sponda, senza ulteriori passaggi tra gli omini. 4-2 il parziale di questa bellissima partita di misto qui a Cascina, circolo arcilaiano. Gol fortuito per Fontana, trova la deviazione a una spondina da sopra. Ricordiamo a tutti voi da casa, come sempre, di supportare il canale, di supportare quello che cerchiamo di fare vedere a tutti voi e soprattutto per supportare questi atleti che tutte le volte riescono sempre a darci spettacolo con il calcio balilla. Mettete un like a questa partita e se volete una condivisione. Ritorniamo in partita sul punteggio di 5-2 per Fontana Falsaperla. Romano intanto lo vediamo più incline alla fase offensiva, vediamo che ha cambiato marcia. Intanto 6-2, importantissimo per Fontana, che firma questo sesto gol. Bianchini accorcia la distanza con un altro gol in mediana, 6-3.
riparte Fontana, palla al 2. Falso perla sempre dal 3, bellissime esecuzioni, ma Romano non sta sbagliando una marcatura. Sta provando tutte Luca dal 3. Frusta, strappate, fruste sopra, fruste sotto. Importantissimo gol del 6-4, intanto due gol recuperati nell'ultimo minuto di gioco da parte di Antimi Romano. Ancora falsa perla. Prima frusta da sopra, poi Veronica, tutta di frusta in Veronica, niente da fare. E Romano dal 2 chiude una bellissima spondina, mano chiusa, un gol di precisione tirato a mezza forza. 6-5 in una partita che sembrava ormai terminata, ma mai dire mai a calcio politico. Grande recupero da parte di Bianchini Romano. Tenta intanto ancora Romano lo stesso tiro di prima, sponda a mezza forza da sotto. E Bianchini segna il quarto gol consecutivo per la coppia Bianchini-Romano. Da 6-2 ci si andrà a giocare la partita al doppio vantaggio. E Bianchini ancora, che cosa fa? Strappa la palla dal centrale direttamente sul secondo palo, vantaggio la coppia Bianchini-Romano, che chiude poi la partita. Bellissima prestazione, recupero da parte di Bianchini-Romano, complimenti anche a Fontana, falsa perla.